Due giorni alla scoperta dei luoghi identitari della nostra regione attraverso i suoi vini. E questo l'obiettivo di FAI Percorsi Slow, che si svolgerà in Abruzzo il 29 e il 30 aprile. Il progetto è stato presentato alla 55esima edizione del Vinitaly. Cosa sono i percorsi slow? Allora, i percorsi slow in questo caso è un progetto che ha visto protagonista il Consorzio dei Vini d'Abruzzo, Slow Food, il FAI, per mettere insieme competenze diverse, quindi parliamo di storia dell'arte, di architettura, di scoperta di giacimenti gastronomici e poi le grandi aziende vitivinicole che mettono a disposizione del pubblico e delle persone che vorranno venire il 29 il loro patrimonio vitivinicolo, le loro storie, le loro bottiglie, chiaramente che si abbineranno a tutto il resto. L'enoturismo in Italia a che punto è? L'enoturismo è esattamente questo, è il progetto che abbiamo raccontato oggi e devo dire che tra i progetti che ci sono stati negli ultimi anni trovo che questo sia uno dei più innovativi, perché finalmente non è un enoturismo che porta la persona all'interno delle cantine, ma porta la persona all'interno dei luoghi storici e artistici dove lì incontreranno le cantine. Lei cosa pensa dei nostri vini, dei vini abruzzesi? Beh, sono molto cresciuti, sono vini magnifici, ormai l'Abruzzo è un'eccellenza mondiale riconosciuta, i punteggi delle grandi guide internazionali lo testimoniano, quindi c'è poco da aggiungere. FAI Percorsi Slow, un progetto particolarmente importante per il 29 e 30 aprile 2023. Importantissimo, progetto che ha un ampio respiro sul territorio. Andiamo assieme ai due partner importanti, quindi Consorzio di Tutela dei Vini e Slow Food, andiamo a valorizzare le eccellenze del territorio e le bellezze del territorio. Dunque, per eccellenze enogastronomiche, vino, cibo e poi le bellezze del nostro territorio che vanno di pari passo con le eccellenze enogastronomiche. Allora, siamo tre entità che svolgono un lavoro ben diverso, cioè noi ci occupiamo di valorizzazione del territorio, dei beni, della natura, del patrimonio culturale, artistico, architettonico, naturale, tutto quello che volete che ci mettiamo dentro, mentre Slow Food e Consorzio dei Vini si occupano di proteggere quelli che sono, dalla parte del Consorzio di Tutela del Vino, naturalmente i produttori di vino, per Slow Food i produttori di eccellenze gastronomiche, enogastronomiche, assieme andiamo a difendere un territorio intero che è fatto sia di cose ma è fatto soprattutto di uomini, perché sono gli uomini che fanno il territorio, che fanno il paesaggio e fanno la ricchezza non solo dell'Abruzzo ma di ogni luogo dove loro sono impegnati. Chi parteciperà a questa iniziativa? Cosa troverà? Cosa potrà assaggiare? Noi vorremmo rappresentare in questi due giorni, che poi in realtà è il sabato pomeriggio e tutta la domenica, uno spaccato del miglior Abruzzo agroalimentare. Ricordo che Slow Food ha 18 presidi in regione Abruzzo e oltre 22 comunità di prodotto di cibi di eccellenza, per cui le vorremmo far conoscere a tutti quelli che avranno voglia di venirci a trovare in questi sei luoghi identitari che il FAI ha scelto, dai salumi ai formaggi, insomma, a tutte le migliori produzioni che possiamo vantare, le faremo scoprire in questa 36 ore insomma di apertura di questi luoghi. La storia e la cultura del vino abruzzese in un magazine. Il secondo numero è stato presentato al Vinitaly. Assolutamente sì, vuole essere uno strumento di promozione cartaceo da dare agli operatori, alla stampa internazionale, a chiunque ruota intorno al mondo del vino per approfondire non solo il vino d'Abruzzo ma anche per conoscere meglio la nostra regione. Un prodotto di qualità avete sottolineato, ma chi avete coinvolto? Beh, abbiamo coinvolto, diciamo, c'è una redazione, abbiamo realizzato una redazione stabile al quale poi di volta in volta andremo a coinvolgere, alla quale andremo ad aggiungere qualche elemento sia italiano che straniero. Diciamo che la redazione è composta da Giorgio Dorazio che si occupa
diciamo, del tema portante della rivista, quindi in questo caso il ritorno del cemento per il Monte Pulcino d'Abruzzo. Abbiamo Ivan Masciovecchio che si occupa degli itinerari, Francesca Mancini della ristorazione, della gastronomia, di quello che accade nella gastronomia regionale. Abbiamo il nostro fotografo Andrea Straccini che si occupa di tutta la parte fotografica e, come dicevo, Lara La Monaca per la parte grafica. Noi siamo, diciamo, oltre a me, siamo il gruppo intorno al quale poi ruotano anche altri collaboratori. Quali sono i contenuti di questo secondo numero? Il secondo numero del magazine Abruzzo Wine Culture del Consorzio Vini d'Abruzzo ha come tema portante quello del cemento, il ritorno del cemento, che è un materiale allora principe, poi progressivamente abbandonato nella produzione regionale ma anche italiana, e che adesso sta vivendo invece una nuova primavera, una nuova vita, una seconda vita, e viene sempre più apprezzato e scelto nelle nuove o anche vecchie cantine. Abbiamo fatto una ricerca su quella che è stata la storia del rapporto tra vino e cemento e qual è oggi lo stato dell'arte, e lo abbiamo raccontato anche con delle interviste, degli spunti di riflessione di alcuni produttori abruzzesi iconici dal punto di vista della scelta del cemento. Penso per esempio ad Emidio Pepe o ai fratelli Bosco, o anche ad un'esperienza cooperativa come quella della Cantina Frentana. E altre tematiche trattate dal magazine in questo numero riguardano un po' tutta la storia del nostro territorio attraverso porzioni varie scelte secondo la stagione e secondo quelli che sono i territori forse un po' meno esplorati, perché uno degli obiettivi del magazine è proprio quello di raccontare l'Abruzzo che non si vede attraverso le sue attività, attraverso le sue produzioni, ben oltre il vino, perché intorno al vino, dietro al vino, insieme al vino, accanto al vino c'è tanto altro, c'è tanta storia, c'è tanta cultura, tanto patrimonio architettonico, artistico, ci sono delle bellezze naturali incredibili. Il Consorzio dei Vini Abruzzesi al Vinitaly ha organizzato una serie di degustazioni per i compratori italiani e stranieri. La prima degustazione è stata fatta con degli operatori inglesi. Com'è andata? Bene, è andata bene. La prima degustazione del secondo giorno del Vinitaly, abbiamo fatto un viaggio in quelle che sono le due anime bianche dell'Abruzzo, quindi abbiamo scelto quattro pecorino per partire, abbiamo scelto ovviamente diverse province, siamo partiti da quelle più giovani, quindi dell'ultima annata, la 2022, quindi con un vini ancora con pochissima mesi di bottiglia, e poi abbiamo finito invece con del pecorino Abruzzo superiore di maggiore struttura, quindi di concentrazione, davvero tanto, con tanto frutto, tanta polpa e anche un bel potenziale di invecchiamento. E poi invece il secondo tempo l'abbiamo dedicato al Trebbiano d'Abruzzo, anche in questo caso altri quattro vini, quindi abbiamo fatto quattro stili molto diversi, quindi abbiamo scelto primo stile molto, molto fresco, quindi con solo acciaio, poi siamo andati uno con delle selezioni che maturavano in barrique, quindi maggiore struttura, e poi abbiamo finito con un Trebbiano d'Abruzzo che esce sul mercato dopo 3 anni, che quindi fa anche del cemento, su cui io credo tanto, che penso che, visto il cambiamento climatico, sarà sempre più utilizzato per mantenere l'integrità e la freschezza. E devo dire, sono rimasti, ho sentito un po' di commenti dalle domande che hanno fatto, soprattutto colpiti da quella che è una qualità media in crescita, quindi soprattutto sono piaciuti molto i Trebbiano, devo dire, d'Abruzzo in questa degustazione ne hanno trovato, quindi un livello che è salito. Avevamo vini di diverse vendemmie, però hanno trovato quindi una costanza su tutti i vini che abbiamo degustato. Hanno fatto molte domande ovviamente anche sul prezzo, sono operatori, quindi sono molto attenti a livello anche di prezzo in franco cantina per operatori, e hanno fatto anche chiaramente subito delle domande di sconti a chi c'era qui per eventuali importi, ovviamente su volumi più alti. Quindi, insomma, come primo inizio devo dire siamo partiti bene.